Una richiesta di aiuto da Murjana, la figlia di Ali Baba, un commerciante ricchissimo. Che cosa vorrà mai la figlia di un famoso mercante? Chiede di incontrarla appena fuori Baghdad. Io ho una famiglia da mantenere. Ci deve essere equilibrio nel mercato. È noto a ogni mercante rispettabile. Se mio padre lo sapesse. Murjana, figlia di Ali Baba. Chi lo chiede? Mi chiamo Basim. C'è giunta la vostra lettera allo studio. Ah, gli occulti, sì. Se avessi aspettato oltre, i dromedari sarebbero spuntate le ali sulle gobbe. Bando ai convenevoli. Vieni, il tempo fugge e noi lo inseguiremo. Un momento, dove andiamo? A cercare mio padre. Ti seguo. Ho preparato i cavalli. Come hai fatto a trovarci? A Baghdad si sentono molte cose, specialmente se tuo padre conosce tutti i mercanti della città. Ali Baba, nella lettera dicevi che si trova in pericolo. Non ho dubbi. Hai sentito parlare dei 40 ladroni? I famigerati banditi, guidati dal re dei ladroni. Secondo la leggenda, brandisce una spada di fuoco. I ragazzi con cui sono cresciuto non facevano che parlarne. Pensavo fosse solo una storia per bambini. Mio padre ha avuto a che fare con loro. Sebbene siano ladri, sono anche degli abili mercanti. Tuo padre li ha incontrati sul loro territorio? Un'idea terribile. Gli ho detto 1000 volte di non trattare con i ladri. Ma le mie parole si perdono nel vento. E questo è il risultato. Io che lavoro con gli occulti per sapere come sta. Devi amare molto tuo padre se hai assoldato un occulto come guardia. Noi viaggiamo insieme. E io sono a guardia delle sue carovane. Assicurarmi che stia bene è compito mio. E sono anche sua figlia. Questi ladroni non sono da prendere alla leggera. Tu mi assisterai in caso di bisogno. Il piano è semplice. Osserveremo da lontano e quando succederà qualcosa, tu mi seguirai. Siamo vicini. Oh no! Tufa! Il cavallo di mio padre! Che Allah li maledica! Li smembrerò e li darò in pasta ai ratti! Calmati, Bujana! Non sappiamo cosa sia accaduto! Io non vedo mio padre! Là, dobbiamo scendere laggiù, ora! Non dovevamo osservare da lontano? Non c'è rimasto più tempo! Ne va della vita di mio padre! Io vado! No, aspetta! Li eliminerò io, in silenzio. Siamo sul loro territorio, è meglio agire con prudenza. Non sei uno che perde tempo, mi piaci! Adesso che c'è? Ehi! Ehi! Ti schiaccerò come un rasto! Cosa sta succedendo? È qualche brutta sorpresa? Ah, ci vorrebbe un po' d'azione.
Che strano. Ehi, cosa? Ah! Tutto facile. Murjana. Sì, sono qui. Credo che i ladroni fossero tutti qui. Ce ne saranno altri. Dobbiamo andare. Sì. Mio padre sarà sepolto e celebrato, come è giusto che sia. Raggiungimi a casa mia, vicino al bazar. Là ti ricompenserò per i tuoi servizi. Questa tenuta potrebbe accogliere 100 cannelli. Non credevo che trattare con dei ladri potesse fruttare tanto. Allah. Oh Allah, assolvilo dai suoi peccati e concedigli il perdono. Sei una brava figlia. Lui sperava in una figlia diversa. Io volevo vedere il mondo, seguire il richiamo dell'avventura, lo stridore dell'acciaio, il mio cuore in battaglia. Lui avrebbe preferito una figlia desiderosa di una vita pacifica, diplomatica. Eppure, non ha mai smesso di volermi bene. Abbiamo discusso solo a proposito dei suoi affari con i 40 ladroni. È difficile resistere alle tentazioni di ricchezza, soprattutto quando si è avvezzi a una certa vita. È ciò che ho pensato io stessa, ma c'è dell'altro. Guarda, ho trovato disegni e note tra i suoi averi. Parlano di una caverna delle meraviglie piena di tesori.
Voleva che realizzasse il mio desiderio di vedere il mondo. E sembra che i ladroni fossero la chiave della caverna. C'erano molte cose che ancora non sapevo di mio padre. Avrei potuto aiutarlo o pensare a un piano. A volte non riveliamo i nostri segreti, soprattutto alle persone più care. Il marchio dei ladroni. Sono ancora vivi. Significa che sei un bersaglio. Ora sanno dove ti trovi e ne arriveranno altri finché non giacerai morta. Non gli è bastato uccidere mio padre! Sono confusi. Se marchiamo le altre case, potrò fermare i ladroni prima che si prendano altre vite. Non lascerò che tocchino mio padre! Andrò io. Voglio coinvolgere degli innocenti. Marcherò delle case vuote per disorientarli. L'ultimo. Questo dovrebbe confonderli. Li attenderò in un punto elevato. I ladroni saranno qui a momenti. Abbiamo visite! Eh? Sì.
Spero che Murciano stia bene. Danzavano bene e mi hanno messa in difficoltà. Sei ferita gravemente? Abbiamo altre preoccupazioni. Li ho ascoltati prima che mi trovassero. È stato il re dei ladroni a ordinare l'esecuzione di mio padre. E anche la mia. Che cosa può volere da te? Sa che io sono a conoscenza di quella loro caverna. Ha fatto uccidere mio padre e ora tocca a me. Sa anche che se sopravvivo non avrà più un momento di pace. Ne l'avrò io, finché lui vivrà. Ha un debito di sangue con me. Allora gli daremo la caccia. No, non voglio che tu faccia altro. Devo ancora pagarti per i tuoi servizi. Non mi piace lasciare un incarico in sospeso. Parleremo di compensi quando sarà finita. Io verrò con te. No, lascia che ti preceda. Seppellisci tuo padre, poi raggiungimi. Aspetta. C'era questa tra le note di mio padre. Apriti, sesamo. Una parola d'accesso. Forse conduce a ciò che mio padre cercava. Il loro vero covo, la caverna. Grazie, occulto. Ci vedremo là. Il tuo regno finirà presto, re dei ladroni. Ti troverò. Va, occulto. Ti raggiungerò quando mi sarò ripresa. Non puoi stare qui. Mostrami ogni cosa. Sarà difficile trovarla. Oh.
apriti, sesamo. Ha funzionato. Persino il vano musa. Ora devo trovare il re dei ladroni. Infanghi il nome dei re e dei ladri. Mi dispiace, ho perso tempo. Lui è... morto. Era solamente un grande inganno. Fatto di trucchi. E illusioni. Ci ha preso in giro. È servito a poco. Il debito è stato pagato. Ma non mi sento sollevata. Ecco, il compenso per i tuoi servizi. Che cosa farai ora? Mi unirò a una carovana per Samarcanda. Insieme a mio padre. Ho visto molte città e con lui ho condiviso le gioie della vita. Ma ora è morto. E non ho motivo di rimanere. Ciò che tuo padre si augurava per te si è avverato. È così. Ma a un prezzo troppo alto. Il mio viaggio prosegue senza di lui. Ma un giorno ci rivedremo. Ti auguro ogni bene, Murjana. Forse un giorno lontano ci ritroveremo. Tu mi troverai. Ma io dubito che saprò trovarti, uomo delle ombre.
Addio, occulto. Addio, Murshana. Che la luce di Allah ti guidi.